Professoressa, un altro momento importante per gli studenti e per il campus di management, perché ci sono stati 8 nuovi laureati, quindi continua ad essere un punto di riferimento importante, no, questa realtà per il nostro territorio. Sì, oggi è stato un momento importante per il nostro campus, perché abbiamo appunto laureato 8 nuovi dottori in economia aziendale, percorso di direzione delle imprese, e quando è nata la facoltà di economia, allora si chiama facoltà di economia, si è sempre ribadito un elemento importante, cioè che questa facoltà, che oggi è campus di management ed economia, doveva prima di tutto servire per la valorizzazione e lo sviluppo del territorio, quindi agire in modo sinergico con tutti gli enti, le istituzioni e le imprese presenti sul territorio. E negli anni questa aspirazione è diventata realtà. Infatti, in un mondo in cui si spende un po' troppo tempo ad ergere dei muri, un po' troppo poco tempo a costruire dei ponti, il campus è riuscito a costruire un ponte importante tra il sapere e il saper fare, e questo sicuramente gioca a favore dei nostri studenti, che nel momento in cui si trovano sul mondo del lavoro non affrontano un salto, ma sono accompagnati dal campus verso questo nuovo percorso. Ecco, poi un momento oggi particolare che ci riguarda vicino a noi di Idee, di Idee Web, perché il nostro editore Borsalino ha pronunciato il discorso che ha preceduto queste lauree, anche un testimone, un esempio, no, di come fare impresa, di come anche un esempio, insomma, per questi giovani che devono affacciarsi al mondo del lavoro. Sì, per il campus è stato ovviamente un grande onore, un grande piacere ospitare, a tenere appunto la prolusione inaugurale alla proclamazione di laurea, il dottor Carlo Borsalino, perché il dottor Carlo Borsalino, oltre ad essere un riferimento importante per il territorio, soprattutto per la valorizzazione del territorio, è da sempre anche un grande amico del campus e ha contribuito negli anni sicuramente a promuovere e a valorizzare l'opera che costantemente il campus mette in atto di azioni sinergiche con il territorio, e quindi noi ringraziamo di cuore il dottor Borsalino per questo importante contributo che ha voluto dare oggi ai nostri studenti.